Primavera, il 16 marzo, abbiamo ricordato anche il 20° anniversario della scomparsa di un grandissimo della cultura italiana. Stiamo parlando di Carmelo Bene, geniale e provocatorio artista che ha rivoluzionato la scena del Novecento. Carmelo Bene, nelle testimonianze di chi lo ha conosciuto ed in passaggi di una sua intervista realizzata nel 98 da Antonella Chini, che firma questo ritratto. I demoni a mio attorno hanno pietà di me che non li temo. La voce di Carmelo Bene, gli echi dissonanti, beffardi e sublimi della sua recitazione, uniti all'impronta estatica e dolente del suo volto, che fosse da un palco teatrale o da uno schermo televisivo a declamare gli infuocati versi dei poeti, Carmelo Bene ha lasciato un'impronta indelebile in noi spettatori e rivoluzionato la scena novecentesca a evocare l'eterno mistero della creazione artistica, come ci raccontava lui stesso. Il teatro che io gestisco lì rappresenta è l'indicibile, tramite me si è smantellato un teatro della rappresentazione, della verosimiglianza, teatro occidentale. Nessuno si è spinto sul manco, sull'abbandono, sul vuoto, ecco. Non sarà mia sposa se non l'avrò trascurata pure mia. La voce di Carmelo Bene, strumento e corpo della sua genialità artistica, come testimonia Franco Branciaroli, amico e compagno d'avventure teatrali come nel Faust di Marlowe. La preponderanza del suono dell'attore. Ci sono degli attori che hanno un sound e questo fu la sua caratteristica, il suono della sua voce. È un suono flautato che viene proprio da una tipica tonalità italiana. Il testo poetico rende molto. In tutti i suoi spettacoli c'è sempre la musica. Infatti lui da giovanissimo voleva fare il tenore, ha studiato proprio da tenore, quindi il suo mondo era la musica. E uno degli assassini si provò a mettermi la mano in bocca, io con un morso. E non è un caso che nell'ultima versione del 98 del Pinocchio di Collodi Carmelo Bene avesse voluto accanto a sé nel ruolo di Fatina l'attrice Sonia Bergamasco, con cui condivideva gli studi in conservatorio. C'è sempre da sperare qualcosa, ossia... Sonia Bergamasco ricorda così questa esperienza. Carmelo è stata una gioia e anche un grande divertimento. Al di là delle richieste impossibili di voci che non potevo arrivare a dare perché a volte chiedeva un timbro baritonale, ma è stato per me una grandissima scuola, anche al di là del teatro. Un'apertura a 360 gradi sulla vita. E non so che richiamo al campo di battaglia. Non è il suono. Erede del pensiero di Artaud, gran sacerdote di un teatro irriducibile alla rappresentazione, Carmelo Bene è attinto alla letteratura, da Byron a Shakespeare, Marlowe, Majakowski, Campana, Dante, Leopardi, Manzoni, per creare opere che amplificate da microfoni esplodevano con furia dionisiaca in platea. Una parola poetica smembrata in una personalissima riscrittura vocale, un terremoto timbrico, una vertigine sonora a sedurre o respingere lo spettatore. Non sarà mia sposa se non l'avrò trascurata pure mia. Una relazione turbolenta quella di Carmelo Bene con lo spettatore, che lui si divertiva a provocare. Il pubblico deve abbandonarsi a teatro. Il teatro è il buio, quanto ci manca. Bisogna occuparsi di un teatro superumano, marziano, perché se si dice umano sembra di stare nelle peggiori serate del Costanzo Show. Eppure era da quei salotti televisivi che Carmelo Bene lanciava le sue provocazioni. Il teatro non appartiene ai cittadini, non appartiene nemmeno all'uomo, ecco, perché l'uomo mi ripugna, non è per condomini, insomma. Vi sconsiglio anzi di venire. Il pubblico non lo ha mai abbandonato, diviso qualche volta nella critica e l'incomprensione, ma lo ha per lo più amato, anzi adorato, un fatto che Carmelo Bene si spiegava così. Non lo so, sono anche odiato, mi lascia indifferente l'una cosa e l'altra. Ecco, io mi detesto, ma quindi perché detesto il mio prossimo? Perché devo essere amato? In scena è un'altra cosa, perché vedono l'immediato svanire. Quanto ai consigli per gli attori? Comincia a farsi a pezzi, sputarsi in faccia tutte le mattine, a prendersi a calci in culo. Deve togliere di scena, non più portare in scena qualcosa. Per Franco Branciaroli solo un vezzo la radicalità delle esternazioni di Carmelo Bene. Tutte le teorie contro il pubblico non sono assolutamente vere. Perché lui nella vita era un qualsiasi signore milionario, molto simpatico, molto amicale.
reale. Quello lì era il personaggio che piaceva alla gente. Lei cosa ricorda? Ricordo bene, la giornata media era 7:30-8 in camerino, dove si beveva vino bianco con miele, perché così fa bene alla voce, ecco questo. Poi si andava in scena nel Faust, era riuscito a far mettere un tavolino bar con champagne Krug vero. Alla fine dello spettacolo le bottiglie erano vuote. Dopo lo spettacolo, quando il ristorante chiudeva, diceva a Franco: fatti dare due bottiglie di quel vino stupendo, e andavamo in albergo. Mi ricordo che c'era spesso quello che puliva con l'aspirapolvere, no? E mi ricordo questa battuta: ferma quell'elettrodomestico e prendi un cavatappi con dei bicchieri. E si cominciava teorizzazioni sul teatro, appunto. E finché io vedevo dalle finestre dell'albergo spuntare l'alba. Non che so, le rimane nel cuore? Mi rimane nel cuore un grande amico, sono quelle persone che ti mancheranno sempre. Cioè, umanità, pura umanità, era lui, Carmelino di Otranto, una di quelle poche persone che si incontrano nella vita, la cui mancanza non sono riuscito a colmare. Quando accadono delle cose, no? Ecco, ci fosse qua Carmelo direbbe, capito? Un pensiero alla Carmelo Bene. Buongiorno, in cosa posso esserle inutile? Questa è. Voi chiamavate in vano, con l'ultimo respiro. Luci ed ombre di un uomo che ha attraversato la vita e l'arte con tutto l'estremismo e la solitudine del genio. Io non mi riconosco in questo secolo, io sono nell'atto, io sono nei millenni, non ho contemporanei, ecco. Ma non si sente solo così? Ma non mi sento affatto solo, per carità. Quando noi siamo soli siamo una ressa, tanto siamo in tanti. Chi è per lei l'uomo? Quando qualcuno cade per strada, gli altri ridono di solito, no? Ecco, questo è l'uomo, non chi lo soccorre, chi ride. E tutti ridono, le risulta. L'estrema sensibilità di Carmelo Bene in lotta contro i limiti dell'uomo per innalzarsi al sublime e all'oblio. Non vedo niente, non sono più niente, non c'è più niente, non c'è pensiero. È comparsa ogni cosa. Non tornerò, non tornerò, lo giuro. Se non sposato, se non sarà mia sposa, se non la potrà affidata, pure pietre. Ed ora a scoprire il lavoro.